sono una persona con disabilità, lavoro come storico e sociologo della disabilità e quindi la dimensione lavorativa mi interessa in modo particolare, non solo direttamente a prima persona, ma come dinamica sociale più complessiva. Io veramente, dato che il tema lo conosciamo e le persone che sono qui rappresentano questo tema secondo sfaccettature diverse. Io credo che quando parliamo di lavoro per le persone con disabilità si debba ragionare in termini non solo di legislazione, non solo di opportunità, ma di qualità, di reddito e di qualità. Sono queste le due. Le persone con disabilità sono persone come tutte le altre, nessuno non senza disabilità sarebbe disposto a fare un lavoro che non lo gratifica, che non gli piace, che non gli interessa, mal pagato, quindi è anche una situazione in cui le questioni delle persone con disabilità, le questioni lavorative in particolare, attraversano anche le questioni delle persone senza disabilità. Ecco, io credo che molto spesso la questione della disabilità e di lavoro e disabilità sia un po' dominata dal, non solo dalle visioni legislative, eccetera, ma anche da un'idea sottotraccia che comunque qualsiasi cosa va meglio che lo stare in casa, che lo stare... Ecco, secondo me questa è un'ipotesi davvero minima, perché ritengo che le persone con disabilità siano completamente persone, completamente titolari di diritti, e quindi quando si parla di lavoro si deve parlare come sempre, quando si parla di lavoro, di qualità del lavoro, di garanzie del lavoro, di redditi del lavoro, di possibilità delle persone di esprimersi, entrare in relazione attraverso il lavoro.